Oggi parliamo di borse, borse mare. Allora, io ho una carrellata da farvi vedere, sia grandi che più piccoline, con cordini, in cotone, la raffia, la juta, insomma, possiamo scegliere il filato che noi vogliamo e anche i colori. Infatti, i filati Discount ha tantissimi colori da poter scegliere per quest'estate meravigliosa e possiamo scegliere dai color neutri che ci piacciono a quelli color pastello, quelli più forti, l'arancio, il blu, insomma, in base ai nostri gusti possiamo realizzare anche più borse. Mi piacciono tantissimo d'estate, le utilizzo tanto tanto, specialmente al mare. La prima che vi propongo è questa, è Savana, perché è una borsa che potete realizzarla con qualsiasi filato, sia con la raffia, con la juta, in cotone. Vi consiglio sempre, se è un cotone, il fiocotone, potete realizzarlo a due capi, così diciamo più robusta, con la raffia, raffia ecologica oppure no. Insomma, possiamo variare come vogliamo, perché in questo tutorial abbiamo le misure. Quando abbiamo realizzato il fondo, andiamo a prendere la misura, poi non facciamo più aumenti, possiamo divertirci con le maglie altissime, maglie alte, maglie a rilievo e possiamo crearla come vogliamo. Abbiamo più filati? Ok, allora andiamo a lavorare più colori, semplicemente non c'è nessun problema. È una borsa mare bellissima, anche colorata. Io l'ho realizzata proprio color, diciamo, l'ho proprio chiamata Savana perché un po' i colori, ecco, neutri, neutri proprio del beige, marroncino, insomma, ma voi potete farla anche tutta lilla, fucsia, gialla, come il vostro pareo, e potete realizzarla anche con il cappello, insomma, possiamo fare tantissime, tantissime varianti, e questa può essere veramente molto capiente e leggera nello stesso tempo. La seconda proposta, questa non può mancare, diciamo che è una borsa molto spiritosa, ma anche da portare, ecco, da passeggio vanno i manici molto particolari, tondi. Questa è realizzata con la juta, sono dei cerchi, diciamo dei cerchi lavorati con tante frange intorno e poi viene girata davanti, un piccolo pezzettino girata davanti, è simpaticissima, particolare. E diciamo che è una borsa, sembra grandissima, ma è facile anche da foderare, cosa che io non sono bravissima su foderare le borse, ma questo è stato facile perché l'ho proprio messa in piano, ho fatto disegnato con la matita e poi sono andata a tagliare e cucire e l'ho inserita dentro. Sinceramente non ha, diciamo, molte, diciamo, difficoltà per questa borsa. È facile, facile veramente con questi manici in bambù tondi, ma potete anche cambiare il manico. La potete realizzare con il cordino, ma vi voglio dire che con la juta è veramente spettacolare. A me piace tantissimo quando la metto anche con i jeans, un sandalo, è veramente molto carina da poter realizzarla anche con un colore meno acceso come questo. Allora, vediamo la terza. La terza è una borsa, questa l'ho chiamata borsa marea. Mi piace perché è forata. Io non l'ho foderata. Con questa non l'ho foderata. Mi piace perché comunque metto dentro l'asciugamano da mare, l'asciugamano, posso mettere il pareo dentro, una piccola pochette e basta. Se ci va la sabbia, se faccio questo lassullo un pochino così, è fatta. Sinceramente non ha grandi pretese questa borsa, ma la possiamo realizzare più grande perché quando andiamo a realizzare il fondo basta fare dei giri in più. Non è che deve essere identica come io vi dico la misura. In quel caso potete aumentare, diciamo, il quadrato nella base, fate più giri, diventa più grande, più capiente se vi piace, oppure piccolina, fate meno giri, fate meno giri. Allora, si può realizzare in cotone, ma certo, in juta sì. In raffia forse un pochino meno, potrebbe essere un pochino troppo forata. Però se poi la foderate si può fare anche, perché no, anche, però insomma vi consiglio più il cordino, la juta e tanti cordini, il Tahitali, insomma ci sono tanti cordini nuovi, anche il luminoso, l'ultimo uscito di filati Discount, che verrebbe proprio una borsa tutta bella luccicosa, ecco, con tanti diciamo fasci di luce quando siamo al mare, è bello anche quello portare la luce. Ok, andiamo a vedere un altro. Allora, questa è una borsa che ho fatto tempo fa,
Qui è un cordino, voi potete realizzare con, ripeto sempre, qualsiasi cordino, perché? Perché quando noi abbiamo la misura, andiamo alla circonferenza che ci piace, gli aumenti sono sempre gli stessi, per cui non è che necessita di una, diciamo, particolarità di aumenti, diminuzioni, per cui se prendete un filato che sia più grande, oppure che ha uno spessore più fino cambia qualcosa, no? Perché poi arriviamo a quella lunghezza, quella larghezza del nostro cerchio e il gioco è fatto. Certo, in questa ho messo un'applicazione in sutace, l'ho resa un po' e probabilmente più elegante. Poi ho aggiunto delle perle di fiume tutte intorno, un po' messe, insomma è molto carina. Ma potete mettere delle conchiglie, perché no? Vendono quelle conchigliette piccoline che si possono applicare tranquillamente sulle borse. Vendono tantissime applicazioni. Poi, se non vi piace mettere nulla, non mettere nulla. Per foderarla, anche qui mi risulta più facile, perché essendo piatta, basta appoggiarla sulla fodera, prendere anche con una matita intorno un centimetro di più della dimensione della borsa, andare a cucire, tagliare, inserirla dentro è facile. Non è... Ci sono riuscita a foderarla, cosa che spesso, insomma, ho delle difficoltà. Man mano sto imparando, proprio con tutti i vostri consigli che ricevo, che sono tantissimi, per cui in mare io anche questa al mare va benissimo, perché è morbida e diciamo possiamo mettere quello che ci occorre. Poi dipende sempre da quello che mettiamo e che borsa vogliamo realizzare. Allora, un'altra borsa, la shopper, come possiamo non realizzarla con questo punto pigno, punto ananas? Facile, divertente da fare, è veramente carina. Io ne ho lavorate diverse, di queste ci sono diversi tutorial, ma vi propongo questo, che si può realizzare anche con il taglio, se vi piace più rigida. Adesso col taglio ci sono più colori, anche color pastello, ci sono anche il luminoso, c'è con l'urex dentro, insomma possiamo renderla un pochino più, diciamo, divertente se vi piace. Oppure semplicemente avete del cotone, non avete voglia di realizzare una maglia oppure un top, potete realizzare una borsa, che questa è una shopper che potete comunque foderare, tranquillamente si può foderare, è morbida, ma è carina, carina veramente da portare, immancabile proprio nella nostra... A me mi piace cambiare con le borse, mi piace cambiare continuamente. Ho una piccola pochette dove metto tutto l'occorrente, comunque passo questa pochette da una borsa all'altra, e per cui non ho tanto da svuotare le borse, no? Potete realizzare anche una piccola pochette. Io ho tantissime fuscette piccoline, diciamo, da realizzare se la volete realizzare voi ad uncinetto, e cambiare da borsa a borsa, per cui non occorre, insomma, alle volte mettiamo talmente tante cose, ma quando mettiamo tutto dentro una piccola pochette possiamo, insomma, cambiare un sacchettino, i classici sacchettini che poi ti diamo diciamo il cordino dove abbiamo tutto dentro, anche la pochette. Io prendo e passo da una borsa all'altra, e questo fa sì che cambio continuamente, continuamente borse. Allora, andiamo a vedere un'altra, diciamo, quest'altra. Ah, la borsa di prima si chiama borsa Narciso, Narciso, è un bel blu, un bel blu, mi piace tanto. Allora, un'altra invece, per chi non piace la borsa che, diciamo, di solito gli piace quella pochette piccolina da portare, oppure perché andiamo, che non so, a prendere un aperitivo e vogliamo una piccola pochette che non dobbiamo mettere, giusto il telefono, le piccole cose che ci occorrono, questa è carina perché ha le frange laterali, le frange, carina e simpatica, fatta con la raffia, color lilla, veloce. Andiamo a fare un pannello, andiamo a cucire, mettiamo una chiusura a calamita e andiamo a mettere le frange. Restano dritte, così simpatica, veloce da realizzare, è simpaticissima d'estate. Poi ci mettiamo un costumino dello stesso colore, come in questo caso il lilla, tutto il lilla, e facciamo veramente la nostra gran figura e abbiamo un qualcosa di molto particolare. Io spero che questa carrellata di borse estive, borse mare, come vogliamo dire, borse vacanze, ecco, anche borse vacanze, e non possono mancare. A me piacciono tantissimo e mi piace anche variare tantissimo il colore. Sapete che io tra
Il fucsia mi piace tantissimo, riesco a utilizzarlo molto, fucsia, l'azzurro, il blu, un po' meno il giallo, però riesco a mettere, diciamo, scegliere tutti i colori possibili. Allora, io vi saluto, ci vediamo ai prossimi video, il mercoledì con i podcast. Un bacione a tutti, ci vediamo presto con una nuova carrellata di tutorial. Un bacione, baci!